ragazze, buongiorno, bentornate, ben rientrate nel mio canale. Oggi ho una postazione un po' diversa dal solito perché appunto è un video molto ma molto improvvisato. Come potete vedere dal mio viso assolutamente struccato, e per questo vi chiedo scusa, ma praticamente il video oggi è incentrato sulle mie sopracciglia, ma questo l'avete visto se avete letto appunto il titolo. Come promessovi su Instagram, io sono sempre Gravis Girl come qui su YouTube, vi voglio fare il video sul tattoo brow, la famosa Easy Peel Off, cioè la tinta peel off per sopracciglia semipermanente, che è uscita da un po' di tempo a questa parte con Maybelline. Io l'ho tenuta sott'occhio per tanto tempo su Amazon, all'inizio era a 15,14€, la settimana scorsa invece era a 10€, c'era questo sconto praticamente, quindi ho approfittato per prenderla e come vedete appunto delle mie sopracciglia, ne ho veramente pochissime. Oggi vi farò un video applicazione di questa appunto peel off, sperando che vada tutto a buon fine, perché comunque mi sono documentata parecchio su questa tinta e praticamente adesso so che posso utilizzarla, anche se ci sono diverse cose di cui devo parlarvi. Diciamo che allora, vi faccio vedere, vabbè, questo è intanto il pack esterno, vabbè, l'avete visto, il colore che ho scelto io è il medium brown. Diciamo che su Amazon c'erano solo 3 tonalità, anche se ho capito che ce ne sono 4, c'era il dark brown, il medium brown e il light brown, immagino. Il pottino è questo qui, la tinta la apro insieme a voi, non l'ho mai aperta, per la prima volta la guardo insieme a voi, ecco, si presenta con questo scovolino qui che... diciamo per me è abbastanza grosso, soprattutto non tanto per me ma per le mie sopracciglia, per cui mi sono munita di un piccolo pennellino angolato. Questo qui è della Hangzhou, sono quei pennellini di cui ho parlato tante volte nei miei video, e ho preso pure uno scovolino per poter pettinare le sopracciglia e soprattutto un piccolo pennellino per magari appunto sistemare i bordi se n'è bisogno quando l'andrò a rimuovere. Non vi sto a dire tutte le caratteristiche del prodotto perché comunque avete visto penso milioni di video in tal senso. La cosa più importante da sapere è che è una tinta semipermanente che Maybelline dice che se appunto applicata per almeno una mezz'oretta dovrebbe durare fino a 3 giorni. Chiaramente diciamo che ho anche sentito che da alcune ragazze che più tempo la si tiene e meglio è, quindi io cercherò di tenerla più o meno una mezz'oretta, 3/4 d'ora, e poi la rimuoverò insieme a voi. E che diciamo quello che ho sentito nella maggior parte dei video è che va a tingere i peletti e anche un po' sotto, però diciamo che è bene che voi abbiate qualche peletto per utilizzarla, perché se non ne avete proprio non è proprio indicata, perché non durerà mai 3 giorni ma si andrà a struccare con un qualsiasi appunto struccante, mentre troverà più attrito, ecco, nei peletti, e durerà di più. Niente, adesso la andiamo a provare insieme, io la applico, sono agitatissima come penso tutte le ragazze che hanno fatto questo video, perché non so cosa ne verrà fuori, io spero che vada bene, e quindi adesso cosa faccio? Silenzio il tutto, nel senso che vado proprio in super concentrazione e vi faccio vedere insomma l'applicazione. Ragazze, sembra un attimino, ma arrabbio,
Mamma mia, che paura. Allora, ragazze, ho terminato, ho ultimato. Diciamo che la cosa che vi consiglio fortemente è, se avete poche sopracciglia come me, utilizzate sicuramente un pennellino angolato perché sennò i bordi verrà difficilissimo. Allora, sono le 11:32. Timer, mezz'ora. Ok, l'ho impostato. Questa attesa mi sta uccidendo. Ok, ho impostato il mio timer, diciamo che già il tempo di stenderlo comunque ci sono stata un bel po', quindi attendiamo, niente, le prime, vi stavo dicendo appunto, vi voglio dire un attimino quelle che sono le mie impressioni. Allora, intanto il pennellino, provo a passarlo qua, vediamo un attimino, ma sì, si pulisce, quindi si pulisce facilmente. Diciamo che ora poi passerò magari un po' di qualcosa, diciamo, per pulirlo bene, però avevo già sentito dire dalle ragazze che comunque il pennellino si può utilizzare e poi si può riutilizzare. L'applicazione non è semplicissima, molte ragazze hanno detto che era molto semplice da applicare, in realtà a me non mi è sembrata molto semplice, ci ho perso un po' di tempo. Diciamo che dopo averla messa col pennellino l'ho ripassata altre 3 volte, perché ho sentito dire che più passate si fanno e più dura. Adesso aspetto questa mezz'ora, vediamo come si comporta. Vabbè, per adesso comunque è inquietante tutto ciò. È abbastanza inquietante. Diciamo che se non vengono perfettamente, andrò a pulire con un po' di correttore attorno, ma vediamo, speriamo bene, perché tutti i video che ho visto delle altre ragazze sono andati benissimo, quindi speriamo che vada bene anche a me. Aspettiamo questa mezz'ora. Diciamo che, appunto, ripeto, a me è venuto molto difficile con il pennellino della confezione, nel senso che magari quando andavo a ripassare dopo ho ripassato direttamente col pennellino, però all'inizio la forma l'ho fatta con l'angolato, perché avendo pochissime sopracciglia, non era facile assolutamente, quindi aspettiamo e vediamo cosa succede. A dopo. Allora, ragazze, eccoci di nuovo qui. Mi scuso per il rumore di sottofondo, ma ho acceso l'asciugatrice. Che ci volete fare? Io sono una donna casalinga, quindi non ci farete caso, vabbè, tanto comunque ormai siamo tra di noi. Allora, vi faccio vedere lo stato del peel-off. È passato più di mezz'ora, perché nel frattempo ho fatto anche altre cose in casa, e quindi ora ci accingiamo ad spiccicare l'adesivo, come si suol dire, e vi do appunto le mie prime impressioni e soprattutto lo vediamo insieme. Quindi mi avvicino con la telecamera e vediamo di combinare qualcosa. Ok, questo è lo stato del peel off. Vedete, si stacca. Tiro. Diciamo che si sarebbe dovuta staccare tutta insieme. Non è andato poi male, male, male. Qui ad esempio non ha attecchito, ma è colpa mia perché non l'ho messa bene. Con lo scovolino pettino in modo da levare il residuo. Sono in silenzio perché lo sto guardando. Alla fine non mi sembra poi male male, che dite? Diciamo che qui, come potete vedere, ho un pelo bianco e non me l'ho colorato. Lo vedete? Qui. Non me l'ho colorato. Non è male, eh. Andiamo all'altra. Insomma, questo è il risultato. Devo dire che non è male, eh? Non mi dispiace affatto. Cioè, è molto 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 naturale, molto naturale. Che dite? A me piace veramente tanto. Mamma mia, adesso il punto è, dureranno? Sono venute molto naturali, sembra che non ci sia niente sopra. Il colore tra l'altro mi piace tantissimo perché non è neanche tanto scuro. Quindi top, promosso secondo me. Certo, diciamo che secondo me dovevo andare a mettere un po' più di prodotto. Non lo so perché, ma ho questa vaga impressione. Tra l'altro sono uguali, bah, più o meno. Sono più o meno uguali. Che dite? Non lo so, a me piace. Adesso chiaramente io dovrò aggiornarvi perché dovrò dirvi per quanti giorni chiaramente mi dura
questa peel off. Per sapere come è andata a finire, quindi quanto mi è durata, se mi è durata tanto, se mi è piaciuta, chiaramente vi invito a seguirmi su Instagram, io lì sono sempre Kravis Girl, quindi vi aspetto lì così vi faccio sapere quanto dura. Partiamo con l'esperimento, io in questi giorni proverò a struccare poco il viso in modo tale da farlo durare un po', però mi piace, il risultato secondo me è molto ma molto naturale. Ora dico, io sono senza occhiali quindi non mi vedo, ma io lo vedo molto naturale sulle mie sopracciglia, voi che dite? Veramente carino. Quindi per adesso promosso come applicazione, è un po' difficile, ripeto, non è facile utilizzarlo, bisogna avere molta manualità e comunque soprattutto per me è stato difficoltoso perché io ho delle sopracciglia molto piccole, poche, ho pochissimi peletti, quindi è stato difficile per me perché dovevo fare proprio una forma. Però non mi dispiace affatto e vi saprò dire anche quanto dura. Vi lascio giù il link diretto di Amazon dal quale ho acquistato questa tinta peel off. E niente ragazze, ci aggiorniamo su Instagram, quindi seguitemi anche lì. Un grosso bacio e stay tuned. Chiaramente se voi l'avete provata, lasciatemi qui sotto un commento e ditemi se ho fatto qualche errore. Era anche la prima volta, quindi poi magari dalla seconda volta in poi avrò preso dimestichezza. Un grosso bacio e stay tuned. Ciao!